La messa di Bolsena fu affrescata da Raffaello nel 1512. Si trova nella stanza di Eliodoro, una delle stanze vaticane. La stanza di Eliodoro era riservata alle udienze private del pontefice con ambasciatori stranieri e Giulio II, in un momento di forte difficoltà per la Chiesa a causa dell'egemonia della Francia di Luigi XII, che intendeva assimilare parte dello Stato pontificio, vuole creare un ambiente che ricordi ai suoi ospiti che da sempre Dio ha provveduto a salvare la sua Chiesa con interventi miracolosi, proteggendola da tutti i nemici. Giulio II, infatti, in quegli anni aveva perso Bologna in seguito a una disastrosa campagna militare e aveva fatto voto di non tagliarsi più la barba sino a quando non fosse riuscito a liberare la penisola dalla minaccia straniera. Appare ritratto in seguito al voto per ben due volte con la barba lunga negli affreschi della stanza di Eliodoro, nella cacciata di Eliodoro dal Tempio e nella messa di Bolsena. Quest'ultimo affresco raffigura il miracolo avvenuto circa 250 anni prima a Bolsena, nel Lazio. Nell'estate del 1263, Pietro da Praga, un sacerdote boemo, era assillato dai dubbi riguardo la reale presenza di Gesù nell'ostia e nel vino consacrati. Pietro si recò in pellegrinaggio a Roma per cercare di ravvivare la sua fede. Al ritorno dal pellegrinaggio, sulla via Cassia, si fermò a Bolsena, ancora pieno di dubbi. In questa cittadina sul lago celebrò la messa, nella chiesa di Santa Cristina. Al momento della consacrazione, l'ostia cominciò a sanguinare sul corporale. Il sacerdote, spaventato, cercò di nascondere il fatto e avvolse l'ostia nel corporale, fuggendo verso la sacrestia. Alcune gocce di sangue caddero sul marmo del pavimento e sui gradini dell'altare. Pietro da Praga si recò subito dal Papa Urbano IV, che si trovava a Orvieto, per riferirgli l'accaduto. Fu subito inviato a Bolsena il vescovo di Orvieto per verificare i fatti e recuperare le reliquie. Urbano IV riconobbe il miracolo e l'11 agosto 1264, con la bolla Transiturus de hoc mundo, estese a tutta la Chiesa la solennità chiamata Corpus Domini, dopo che nel 1215, nel IV Concilio Laterano, la transustanziazione era divenuta dogma di fede. Infatti, circa due secoli prima, nel 1047, era nata una forte controversia religiosa tra il filosofo Berengario di Tours e l'abate Lanfranco di Canterbury sulla natura dell'Eucarestia, durante la cui celebrazione il pane e il vino si trasformano realmente nel corpo e nel sangue di Cristo. Per Berengario non avveniva realmente alcuna trasformazione, essendo il pane e il vino solo simboli del corpo e del sangue di Cristo. Per Lanfranco, invece, il pane e il vino si trasformavano realmente, attraverso il fenomeno della transustanziazione, in corpo e sangue di Cristo. Il Papa affidò a San Tommaso d'Aquino il compito di preparare i testi per la liturgia delle ore e per la messa della festività del Corpus Domini. Il corporale di lino, custodito presso il Duomo di Orvieto, è stato oggetto di indagine scientifica nel 2015, in cui si è evidenziata la presenza in ogni sezione del corporale di depositi biologici costituiti da sangue, scisso in plasma e siero.
La questione della transustanziazione era da sempre molto sentita dal Papa, sia perché era devoto adoratore dell'Eucaristia, sia perché Sisto IV, zio di Giulio II, fu nel 1474 autore del trattato De Sanguine Christi. Nel 1506 Giulio II visitò il Corporale, dando poi l'incarico a Raffaello di affrescare l'avvenimento per immortalare visivamente in Vaticano il prodigio avvenuto nella piccola Bolsena, che lo spaventato sacerdote tentò dapprima di nascondere richiudendo il Corporale nella sacrestia di Santa Cristina. Al centro dell'affresco si vede un altare coperto da un telo a righe dorate. Pietro da Praga assiste al miracolo che avviene tra le sue mani mentre celebra la messa. L'ostia sta sanguinando sul corporale. Da una parte alcuni chierichetti sono inginocchiati tenendo dei ceri accesi. Dietro di loro uomini e donne del popolo contemplano il prodigio. All'altro lato Giulio II è inginocchiato. Alle sue spalle vi sono alcuni cardinali e più in basso dei sediari pontifici che osservano devotamente. Sin qui abbiamo l'icona dell'avvenimento cui sono state aggiunte la presenza del popolo e della corte pontificia, come se Giulio II avesse potuto assistere, in una dimensione fuori dal tempo, a un prodigio avvenuto più di due secoli prima. Osservando con maggiore attenzione, appaiono innumerevoli particolari che potrebbero sembrare insignificanti o decorativi, ma che in realtà hanno un profondo valore simbolico. Notiamo innanzitutto che la scena è divisa in due gruppi, non antitetici ma complementari, ovvero gli alti prelati e nobili addetti al trasporto della sedia gestatoria del Papa da una parte e il popolo dall'altra. In questa dicotomia, i codici gestuali e mimetici ci rivelano immenso stupore, devozione, incredulità e fede, da una parte, e calma partecipazione all'avvenimento, dall'altra. Il messaggio che si vuole inviare è la serena accettazione del miracolo da parte della Chiesa, che è infallibile, contempla il prodigio di cui sa la veridicità e che diviene dunque testimone attendibile della reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, mentre lo stupore del popolo rinvia alla necessità per i semplici di fidarsi della testimonianza della Chiesa riguardo i fatti di fede, poiché la ragione umana non appare in grado di accettare l'imponderabile. Gli sguardi degli astanti e la spada del sediario creano diagonali ascendenti che inviano messaggi di ascesa, dinamismo, progresso, elevazione dell'animo, rialzandosi dalla mediocrità delle attività umane e materiali. Il popolo, commosso e stupito, assiste al miracolo con una fede che è speranza. Il clero sa e contempla con una fede che è certezza. L'approccio umano di fronte al mistero divino è ben espresso dai due osservatori alle spalle del celebrante che discutono animatamente. Dei due uomini uno pare dubbioso, ma l'altro mostra il prodigio che sta avvenendo e sembra dire «Ma guarda, non vedi tu stesso?», rimandando all'episodio evangelico dell'apostolo Tommaso, che per credere doveva vedere. L'Eucaristia è al centro della scena, perché essa è il centro della vita del cristiano e della Chiesa.
Mentre tutti gli astanti hanno gli occhi fissi sull'ostia che sanguina, due sguardi si staccano dal fulcro visivo dell'opera e intercettano quello dello spettatore, quello di un bambino e quello di uno dei sediari. Questi due sguardi hanno differente significato. Il bimbo, simbolo della fede pura, guarda lo spettatore e lo invita a credere con fiducia alla presenza effettiva di Cristo. Il bambino è innocente e si fa guidare da chi ne sa più di lui. Crede alla manifestazione divina senza alcuna difficoltà ed è privo di dubbi. La purezza non ha dubbi. L'innocenza e l'amore, simboleggiati dalle madri con i bambini, non hanno paura di credere. Coloro che credono si affidano all'amore e alle cure di Dio come i piccoli si fanno prendere in braccio dalle madri, in totale abbandono. Diverso il significato dello sguardo del sediario, che, fissando lo spettatore, lo interpella, ma si limita a porre la questione: «E tu, ci credi?» La fede e la ragione sono posti a confronto attraverso lo sguardo del bimbo e quello del sediario. Vi sono nell'affresco due sedie papali, il faldistorio e la sedia gestatoria, entrambi con un forte simbolismo. Il faldistorio, qui utilizzato da Giulio II come appoggio per inginocchiarsi e pregare dinanzi alla presenza reale di Cristo, deriva dalla sedia curule, una sedia da campo utilizzata dai generali romani nel corso dei loro spostamenti nei pressi del teatro di guerra, che erano a loro seguito per fare esercitare ai comandanti il proprio potere. Passò poi all'uso ecclesiastico in sostituzione della cattedra vescovile quando non era disponibile. È quindi simbolo del trono di Pietro e insieme indice del fatto che l'azione si svolge non in San Pietro ma fuori Roma, dove il Papa si è recato in pellegrinaggio. Il faldistorio è inoltre adoperato in tutte quelle situazioni nelle quali la posizione del vescovo celebrante risulta laterale rispetto a quella dell'altare e impedisce quindi l'utilizzo della cattedra. In questo caso è centrale la presenza di Cristo e il Papa non può far altro che porsi a lato, in posizione non preminente come al solito. La sedia gestatoria portata dai sediari è simbolo della barca di Pietro, della Chiesa. Il braccio del sediario che si aggrappa alla sedia gestatoria è simbolo del credente che si sorregge alla sapienza millenaria della Chiesa, alla sua infallibilità. I sediari appaiono nello splendore delle loro antiche uniformi, in seta damascata di colore cremisi, simbolo del sangue versato dai martiri cristiani su cui la Chiesa poggia. Quindi il Papa avanza sulla barca di Pietro, simboleggiata dalla sedia gestatoria, che è sorretta dal sangue versato dai martiri, simboleggiati dai sediari in divisa cremisi. Anche l'abito corale dei cardinali di colore rosso porpora simboleggia la disponibilità a testimoniare Cristo sino all'effusione del proprio sangue, a imitazione di Gesù che lo ha versato per la salvezza del mondo. Tale valore è da attribuirsi anche al tessuto rosso che ricopre il faldistorio. Le candele accese portate dai chierichetti sono simbolo della fede che illumina la vita degli uomini. La scena si svolge in un tempio che, secondo alcune interpretazioni, rappresenta il cantiere di San Pietro in quegli anni in costruzione e simboleggia il fatto che l'Eucaristia costruisce la Chiesa. L'ipotesi è affascinante, ma non collima con la presenza della sedia gestatoria e del faldistorio, che rimandano a un'idea del pellegrinaggio del Papa sul luogo del miracolo.
Il coro ligneo, alle spalle dei partecipanti alla celebrazione, invia un'idea di circolarità che abbraccia, metafora della madre chiesa che abbraccia i suoi figli per accoglierli e proteggerli. Interessante anche l'analisi della tovaglia dell'altare, dipinta da Raffaello come due tessuti sovrapposti, il primo ad affresco in bianco e nero, il secondo a secco, con un decoro a fasce orizzontali bianche e dorate. Si tratta di una delle famose tovaglie perugine, con stoffe a fondo bianco con fasce colorate, a volte decorati con motti in grafia tardo gotica e che nel Cinquecento coprivano sia gli altari sia le mense dei refettori. Interessanti sono le iscrizioni presenti sulla tovaglia dell'affresco a margine delle righe dorate. Papa Silvestro I definiva la tovaglia dell'altare come simbolo del sudario in cui Gesù fu avvolto nel sepolcro e il vescovo Guglielmo Dorando, nel suo libro Rationale Divinorum Officiorum, spiega che il colore bianco che il lino acquisisce dopo una lunga lavorazione è simbolo della resurrezione di Gesù, raggiunta dopo una lunga sofferenza. L'opera intende glorificare Cristo, uomo e Dio, presente fisicamente e misteriosamente nell'Eucaristia, ricordare che tutto è possibile a Dio e sottolineare che con il pane e il vino consacrati sull'altare si realizza pienamente la promessa che Gesù, dopo la resurrezione e prima di ascendere al cielo, fece ai suoi fedeli.